Lui. Ti saluto. Ciao caro. Grazie. Ci vediamo presto. Ok. Ciao a tutti. Ciao a tutti. No, passiamo no. Hai ragione. Aspettiamo l'autobus. Dai, allora iniziamo, dai. Allora, dai Fabio, dai. Non passa mai. Io devo scriverlo bene, da Fabio Matrisco Corallini, vabbè, Fabio Corallini. Perfetto, interpreti il personaggio di? Joker, Kessler. Senti, la prima volta ti trovi a recitare oppure hai già avuto altre esperienze in passato? Guarda, io sono un po' di anni che faccio spettacolo, però è la prima volta invece che mi ci metto in un ruolo... però sono 22 anni che faccio spettacolo, sono musicista, quindi diciamo il contatto con il pubblico c'è sempre stato, però non in questo, contesto. In questo contesto, diciamo, sì, di film. Tony Paganelli, come l'hai conosciuto? Tramite un'amica che collaborava con lui, mi ha detto che appunto cercava delle persone per dei ruoli. Sì. Ci siamo conosciuti, è stato un approccio informale, immediato. E ho poi iniziato a lavorare con altri due signori, no? A un certo punto mi si chiama, c'è tutto il cosa ne pensi del tuo personaggio? Secondo te è un personaggio comunque positivo, negativo o resta più o meno neutro? Grazie, ben. Diciamo che fa il suo lavoro, non si... Sì, fa il suo lavoro, lo fa bene, cercando di mantenere gli equilibri. Non è, no, non mi sembra un personaggio cattivo, non credo che sia un personaggio cattivo, non lo percepisco così. Sicuramente essendo un agente della CIA sicuramente non è un pivello o un sentimentalone, no? Giustamente, però... possiamo dire che è un uomo che cerca di fare semplicemente il suo dovere. Sì, diciamo di sì. Poi c'è chi lo fa in una maniera cinica e c'è chi insomma, fa quello che deve fare. Secondo le regole. Sì, esatto, cercando. Senti, perché consiglieresti questo film? Con un qualsiasi spettatore? Qualsiasi... Soprattutto per io forse per l'approccio che ho avuto al progetto, e quindi come posso dire, a me quello che ha colpito di più è stata la passione di Tony messa in questo film, perché io ho visto con quanta passione e allo stesso tempo anche con quanta difficoltà tutto questo è stato realizzato, per cui diciamo più per un, soprattutto per un esempio come lui ha premesso all'inizio della proiezione, no? Un esempio di chi vuol fare qualcosa e non ha bisogno di 5 camion di attrezzature. Capito? Sicuramente ci sono delle cose che possono essere perfezionate, però è stimolante vedere come un lavoro si può fare anche con pochi mezzi ed avere un risultato buono. Certo. Senti, ultima domanda. 3 parole con cui descriveresti questo film? 3 parole con cui descriverei questo film, lo descriverei, come posso dire, intrigante, complesso, semplice nella lavorazione, cioè, capito? Sì, certamente. Semplice nella forma, questo è grande nel contenuto. Giudizi all'interno e anche uno all'esterno di quello che è stata poi anche la semplicità della messa in opera. Certamente, grazie, è stato un piacere. Grazie a te.